Continuiamo con le tecniche di scomposizione dei polinomi. Abbiamo visto l'altra volta la prima tecnica, raccoglimento totale, seconda raccoglimento parziale. Continuiamo con la terza, che è quella dei prodotti notevoli. Abbiamo visto la differenza di quadrati, il quadrato del binomio, il quadrato del trinomio, il cubo del binomio, lo vediamo oggi. Per esempio, devo scomporre in fattore questo polinomio. Ho quattro termini, due di questi sono cubi, cubo di x, il cubo di più 1, poi affinché sia un cubo di un binomio, vi ricordate, serve il triplo prodotto del quadrato del primo per il secondo e viceversa. Questo è 3 per x alla seconda per 1, questo 3 per x per 1 alla seconda. Quindi ho x più 1 alla terza. Scrivo, giro, posso girare pagina? Mi ricordo qual è il cubo del binomio. No, aspetta un po'. Questo si presume che ve lo ricordiate tutti. Mi illudo che ve lo ricordiate tutti. Lo scrivo qua sotto. A più B alla terza, A alla terza più B alla terza più 3 volte A alla seconda B più 3 volte A B alla seconda. Si tratta di leggerlo al contrario. Avete questa espressione, dovete riconoscere che è il cubo del binomio, la somma di due monomi e della differenza. E questo si porta. Una cosa che non sapevate già invece è la seguente. Se ho il cubo di due espressioni, a grande e di grande possono essere un monomio, ma anche qualcosa di più complicato, invece si può scomporre diversamente dalla somma di quadrati, la somma di cubi si può scomporre in questo modo: A più B per A alla seconda più AB più B alla seconda. Attenzione, qui non c'è il 2, non è il 2 prodotto, è il prodotto semplice. Mentre la differenza dei cubi si compone come A meno B per A alla seconda, scusate, vi sbagliate un segno, correggete, questo non è più mai meno, più AB più B alla seconda. Per dimostrarlo basta eseguire questo prodotto. A più B per A alla seconda meno AB più B alla seconda vale, diciamo tutti i prodotti, A alla terza meno A alla seconda B più A B alla seconda, poi più B alla seconda meno A B alla seconda più B alla terza. Vedete? A alla seconda B, A alla seconda B si cancellano, qui c'è il più, qui c'è il meno, poi ho A B alla seconda meno A B alla seconda e rimane A alla terza più B. La somma di cubi si può scomporre, così anche la differenza. Esempio,
x alla terza più 8, 8 è il cubo di 2, tutta una somma di cubi, quindi x più 2 per il quadrato del primo, x alla seconda, meno il loro prodotto, meno 2x più il quadrato del secondo. Esempio 27 meno x alla terza, 27 è il cubo di 3, y alla terza è il cubo di y, quindi ho 3 meno y per quadrato del primo che è 9, il loro prodotto più 3y e y alla seconda. Attenzione a non confondere i segni. Quando ho la somma di cubi, più va lo stesso segno, più va il segno opposto. Se ho la differenza di cubi, più va lo stesso segno, più va il segno opposto. Il primo è il quadrato di un mezzo x, cioè il cubo fatto di un mezzo x. Il secondo è il cubo di a alla seconda, quindi è una somma di cubi. Si compone in un mezzo x più a alla seconda per il quadrato del primo, un quarto x, meno il loro prodotto, meno un mezzo x a, più il quadrato del secondo a alla quarta. Una somma di cubi. Nella prima parentesi fa lo stesso segno, nella seconda parentesi nel prodotto si cambia il segno. Meno un mezzo x a più a alla quarta e a alla seconda, pardon. Sì, anche un quarto x alla seconda, corretto. Grazie. Vado avanti? Sì.
meno B alla sesta. Qui ho due strade. La prima è considerare una differenza di quadrati. A alla sesta è il quadrato di A alla terza. Oppure la differenza di cubi. A alla sesta è il cubo di A alla seconda. Non hanno tutte e due la stessa efficacia. Consideriamo la differenza per prima, la differenza di quadrati. A alla sesta è il quadrato di A alla terza, quindi la differenza di quadrati, quindi somma per differenza dei monomi. Quindi ho A alla terza più B alla terza per A alla terza meno B alla terza. La somma per la differenza. Adesso in ciascuna parentesi ho dei cubi, qui ho la somma di due cubi, qui ho la differenza di due cubi, che posso scomporre ancora. La prima parentesi, somma di cubi, mi dà A più B per A alla seconda meno AB più B alla seconda. La seconda parentesi, differenza di cubi, A meno B alla seconda più perché vuole fare non fa qualche scherzo continuo di qua no arrivo no, è partita la mia. Un bel problema. Più A B più B alla seconda. Qui non posso scomporre altro. Ok. L'altra strada. Quindi considerarlo subito come una differenza di cubi. Ho A alla seconda meno B alla seconda per quadrato del primo A alla quarta più A alla seconda B alla seconda più B alla quarta. E mi rimane ancora la possibilità di scomporre la prima parentesi come A più B per A meno B. Questa scomposizione però è più efficace perché consta di termini di grado più basso. Questo è di primo grado, secondo grado, primo grado, secondo grado. Invece ho due termini di primo grado, ma questo è di quarto. E qui non la scompongo più. Ok. Giro pagina. Vediamo quest'altro esercizio. X è alla quarta più 1. Quale tecnica?
y la seconda, la parte è un quadrato di uno è quadrato di 1. La somma di quadrati non si scompone. Y alla quarta più 1 non è scomponibile. Perché è una somma di quadrati, se non è la quarta non posso che considerarlo come un quadrato. Diverso se ho y alla sesta più 1. Questo posso considerarlo sia un quadrato, il quadrato di y alla terza, che un cubo. Il cubo di y alla seconda. Ed è quello che mi conviene utilizzare. Perché mentre la somma di quadrati non la scompongo, la somma di cubi sì. E questo diventa y alla seconda più 1 per y alla quarta meno y alla seconda più 1. Non posso andare oltre, ma qui lì arrivo. Deciso se propormi anche questo o no, forse meglio lo facciamo. Tutto chiaro fin qua? Facciamo così, proviamo questo. Volete avere il percorso del contrario. Ho due binomi, x più 2 per x più 3. Facciamo il prodotto. X alla seconda più 2x più 3x più 6. Questi sono simili. Ok? Supponete, adesso sapete cosa c'è dietro, ma supponete di avere questo da scomporre. Se vi avessi dato x alla seconda più 5x più 6 da scomporre, questo non si inquadra in nessuna delle tecniche che abbiamo appena visto, perché non posso fare raccoglimento totale, non posso farlo parziale e non è un prodotto notevole, nessuno di quelli appena visti. Però si può scomporre, perché l'abbiamo ottenuto come un prodotto. Se osservate, il termine noto, cioè quello che non moltiplica la x, è il prodotto di 2 e di 3, mentre il coefficiente della x è la loro somma, quindi da qua e da qua. Quindi, se ho un'espressione del tipo x alla seconda più un coefficiente che moltiplica x più un altro coefficiente che non moltiplica x, se trovo due numeri il cui prodotto è il terzo coefficiente e la cui somma è questo, ho trovato come scomporli. Mi spiego meglio. Supponete che anziché avere x più 2 x più 3 abbiamo in generale x più a per x più b come prodotto x alla seconda più ax più b.
x più ab più x alla seconda più a più b x più e siamo al punto di prima. Se ho un'espressione di questo tipo dove l'ultimo numero posso pensarlo come il prodotto di due numeri e il coefficiente della x come la somma degli stessi due, allora ho trovato che questa espressione può essere scritta in questo modo: x più il primo dei due addendi per x più il secondo. Questa tecnica si chiama trinomio, o tre termini, caratteristico. Ve la faccio adesso, siccome il libro la fa, ve la propongo, in realtà viene, diventa superfluo, diventa ridondante dopo che avremo fatto le equazioni di secondo grado, perché un effetto dello studio di secondo grado è trovare un modo per scomporre il trinomio di secondo grado, però per adesso vi può bastare questo. Quindi, esempio, tutto chiaro? Facciamo finta di non sapere come si scompone x alla seconda più 5x più 6. E ora devo trovare due numeri il cui prodotto sia 6. Il primo più semplice è 1 per 6, quindi poi ho A e qui ho B, oppure meno 1 per meno 6, oppure 2 per 3, oppure meno 2 per meno 3. Tutte queste opzioni mi danno come prodotto più 6. Però devo anche fare in modo che il primo più il secondo numero mi dia più 5. Questo non funziona, perché 1 più 6 fa 7. Questo non funziona perché meno 1 meno 6 fa meno 7. Questo non funziona perché meno 2 più meno 3 fa meno 5. Questo è ok. Di conseguenza posso scomporre questo trinomio in x più il primo dei due numeri, 2, e x più il secondo, 3. Ok? Qual è il difetto di questo metodo, che invece quando faremo le equazioni di secondo grado non avremo? È che non ho modo di sapere prima se posso scomporre o no. Dopo che avremo fatto le equazioni di secondo grado c'è un test, una verifica che mi dice se il trinomio è scomponibile oppure se non lo è. Non tutti i trinomi di secondo grado sono scomponibili in fattori. Qui andiamo grosso modo per tentativi. Ok? Un altro esempio. X alla seconda più 3x più 2. Devo trovare due numeri la cui prodotto sia 2, quindi A per B è più 2 e A più B deve essere più 3. Qui è facile intuirlo, uno sarà 1 e l'altro 2. Che il prodotto sia positivo mi dice che A e B hanno lo stesso segno, che la somma sia positiva mi dice che A e B hanno tutti due segni positivi. Quindi x alla seconda più 3x più 2 è scomponibile in x più 1 per x. Quindi chiaro?
hai messo cerchi tra i modi di scomporre il premio di noto e tra i fattori che lo compongono, vedi quale coppia ti dà la somma corretta. Due numeri A e B, il tuo prodotto è più 4 e la tua somma è 1. Prendiamo tutte le opzioni, 1 più 4 meno 1 meno 4, 2 2 meno 2 meno 2. Giustamente c'è P aggrotto da fronte. Nessuna delle opzioni dà il risultato corretto. Facciamo così. A più B. La prima dà la somma 5, la seconda meno 5, 4 meno 4. 1 non c'è da nessuna parte. Questo trinomio non è scomponibile in fattori. Questo più avanti è una tecnica con cui lo sappiamo subito, senza neanche andare a fare i tentativi. Domanda? Terzo stadio o terza tecnica nella scomposizione, dopo l'accoglimento totale e parziale dei prodotti notevoli, possiamo includere in questa, anche se non è un prodotto notevole, la scomposizione con il trinomio caratteristico. La quarta tecnica, ok, la vediamo la prossima volta perché è un pochettino più laboriosa. Per adesso ci fermiamo qua. Se qualcuno vuole venire a fare esercizi, benvenga.